anche i piccioni, anche i piccioni che chiamano chi sono i panchini, io non lo so, come mi tocca portare la coperta da casa. Guardati, preparo per due perché non si sa mai. Tante volte se facessi vedere Antonio, ecco, è una bella giornata, se potevi approfittare, no? Allora, ciao Antonio, gente triste, nominata in vista. era da qualche giorno che ti facevi vedere. Sto bene, sta tranquillo. Non gliela fa più a cornamucchia perché. Vedi? Oggi ho finito 90 anni. Quiet! Non ho capito! Oggi ho finito 90 anni! Auguri per i tuoi 90 anni! Però 90 anni, sai, le orecchie mie è un po' dure, no? Però 90 anni. Ma così, vecchio! Sente chi parla, sto ragazzino! E non c'hai 30 anni solo mentre me! E tu per niente! Te vergogni! Comunque, oggi finisce 90 anni, anche l'amor mio finisce 90 anni! L'amor tua! E chi è l'amor tua? Ma qua hai capito! Oggi l'amor mia, che è la Vigor, finisce 90 anni! Io non gliela faccio più a corra, ma lì sì, su e giù ti chi campi da gioco marchigiani, e n'ha intenzione da farmasse. Ma ricordo che la buon'anima di mio padre, te la ricordi te? Era un tifoso della Vigor sfegatato. Alla sera, per farmi dormire, non è che mi raccontava le favole, le storielle, no. Sai come raccontava? Come fai a sapersi un bel dì? Tutte le sere, te dico... Non casca, eh? No. Tutte le sere, per farmi dormire, prima... mi faceva una carezza sulla testa. E poi, come fosse una ninna nanna, mi sussurrava la formazione del 1921. E sente che roba. Una ninna nanna, so che c'è i ragazzi che della nord, sperano che impronti. Monti! Diamantini, montagna, Campodonico, Mariotti, Manfredi, Ioppolo, Tao, Bonsignori, Carotti, Conditi, Eli. Ma addormentava come un angioletto. Senti che roba. La Vigor. Io mi ricordo le cagnarde di mio padre e mia madre tutto il giorno, quando lui andava a vedere le partite in casa, no? Magari a qualcuno anche fuori, magari, no? Sei arrivata? Sì. C'ho 90 anni. Te l'ho detto io. Le cagnare tra mio padre e mia madre, perché lui le andava a tutte le partite in casa. Dentro a casa era un diavolere.
Ma comunque, a parte questo, Marco Ordi, bei tempi di anni 50, quanto la Vigo era la cima della classifica della Serie C, la classe limpida di torti, di quei che chiamavano i gladiatori insuperabili, Bellucci e Marzoli, i pesaresi, Rossi e Serafini, e tanto per gradire Simunetti, detto Piattella. E il portier Matteucci, che ha giocato in Serie A, e che è il simpaticone de Miserocchi, che avevano fregato al Furlino, come no. Che bei momenti, se ci penso, mi pare ieri. I soldi erano pochi, un bel po', ma c'avevamo una carica, un agonismo, un entusiasmo, balla piadesse, sei bon. Quanto da dire, Antonio, comunque una cosa è sicura, il ben che avevamo avuto non ce l'aveva nessuno. Ah no, sicura. Tu vai, dormi. No, c'ho 90 anni. E dietro sei vecchia, vedo, no. Ti ricordi il viaggio a Sora? Del 52. Ma per 52? No, 54. Come fa non ricordavo quel viaggio? 12 ore di treno per andare, 12 ore di treno per ritornare. A quella santa donna di mia moglie, io ho detto che andava a pianetta di mortadella da Maria della Vapora. Sono tornato dopo 2 giorni. Non mi ha parlato più per mese. E il resto, tutta l'estate. Fortuna che c'era le tedesche quella volta. Dove vai, Pierino? Oh, Pierino! Dove vai, se la mossa? È la miseria, come sei messo? E secondo voi altri, vestita così, dove dovrei andare? Alla messa? Come no? Bug? Dove vai? Bug? Bug, dove vai? Al stadio Bianchelli. Perché oggi la Vigor gioca al Fabrian. E se vince? Siamo promossi. Sì. Abbiamo vinto il campionato. E io vado a festeggiare. Ma sa sta mossa quando arrivi allo stadio Bianchelli. Infatti. Te dovevamo accompagnare gli altri. No, arriverò tardi. Ma so sicuro che arrivi in tempo per festeggiare. Per questo già e per urlare tutti assieme Forza Vigor! Forza la Vigor! Forza la Vigor! Nello Berlucci!